La diagnosi precoce è sempre più importante in tema di sclerosi multipla, così come nella maggior parte delle malattie neurodegenerative. Se ne è parlato molto qui in occasione della 12ª edizione dei Top Seminar e noi ne parliamo col professor Massimo Filippi, a capo dell'unità di neuroimaging dell'Università Vita e Salute di Milano. Allora, professore, lei ha fatto il punto sull'impiego della risonanza magnetica nella sclerosi multipla. Quali sono i due principali campi di impiego? Beh, direi che i principali campi di impiego, soprattutto da un punto di vista strettamente clinico, sono in ambito diagnostico, per la possibilità di dimostrare delle lesioni che non hanno dato segno di sé a livello clinico e quindi riconoscere quanto prima la presenza di malattie in termini di disseminazione spaziale, cioè di più sedi del sistema nervoso centrale colpite, e sulla base delle differenti caratteristiche delle lesioni mostrare che il processo è avvenuto in tempi differenti, quindi mostrare l'altro aspetto fondamentale per la diagnosi di sclerosi multipla, che è la disseminazione nel tempo. L'altro aspetto assolutamente importante da un punto di vista clinico è che queste alterazioni, soprattutto se riconosciute molto precocemente, hanno un valore prognostico che ci aiuta a stabilire quali pazienti sono a maggior rischio di un'evoluzione più grave della malattia negli anni successivi. Ecco, cominciamo dal tema della diagnosi. Quali sono le tecniche che adottate e quali sono le novità più recenti in questo ambito? Beh, le tecniche adottate oramai da diversi anni sono le tecniche di risonanza magnetica convenzionale, che sono distribuite sull'intero territorio e che ci permettono appunto di rilevare le lesioni subcliniche della malattia. Tecniche più avanzate sono ad esempio più recentemente la possibilità di usare sequenze che ci permettono di valutare non solo la presenza di lesioni a livello della sostanza bianca, ma anche a livello della sostanza grigia, in particolare della corteccia, che pure sembrano avere un valore sia diagnostico che prognostico importante. Ecco, invece in tema di terapia, lei sottolineava appunto la sua relazione, appunto l'utilità nel monitoraggio, no? dell'impiego dei farmaci. Certo, dica qualcosa. La risonanza magnetica è molto utile anche in questo ambito perché innanzitutto ci dà delle misure oggettive, non sono delle misure semplicemente cliniche, ma sono delle misure di quantità di atrofia che si è sviluppata, di nuove lesioni che si sono formate o di alterazioni microstrutturali che sono evidenziabili con tecniche avanzate. E quindi la risonanza magnetica è sicuramente entrata nel monitoraggio di qualunque trial clinico di nuovi farmaci sperimentali prima di entrare sul mercato e attualmente viene anche ampiamente utilizzata per il monitoraggio dell'efficacia di quello specifico trattamento in quel determinato paziente. Cioè adesso si è creata una situazione in cui esistono molti farmaci per trattare la sclerosi multipla e diventa decisivo stabilire quale farmaco è maggiormente funzionante in quel determinato paziente, e in questo caso la risonanza magnetica può aiutarci moltissimo. E questo è molto interessante, visto che poi nel nostro giornale ci occupiamo di farmaci. Ecco, come fate appunto a discriminare quando è meglio un tipo di farmaco, quando è meglio l'altro? Su quali elementi vi basate? Ma semplicemente ripetendo la risonanza magnetica nel tempo durante il trattamento e riconoscendo pazienti che rispondono o che non rispondono al farmaco. Quei pazienti che non sviluppano più, ad esempio, nuove lesioni nel corso del trattamento sono pazienti che verosimilmente stanno beneficiando del trattamento. Viceversa, coloro che continuano a formare lesioni nonostante l'instaurazione del trattamento sono pazienti nei quali si può pensare di passare ad un altro farmaco, ripetere la procedura fino a trovare il farmaco migliore.